Randino, per la pistoiese io direi, io non ho mai visto un anno come questo, nel senso che è così contrastante, così altalenante, e in definitiva è un altro anno gettato al vento, però con una sensazione amara e anche dolce, perché il finale con Morgia è entusiasmante, imbattuto, un recupero eccezionale, ma in definitiva ormai non c'è più tempo per arrivare primi. È possibile aver rovinato tutto con l'inizio del girone di ritorno? Quando ci fu una vittoria, un pari e quattro sconfitte, perché è tutto lì che si è chiuso l'anno, in quel Sì, periodo. lì veramente fu incredibile perché, tra l'altro, in quel periodo lì si pensava anche eravamo partiti per fare proprio di continuare con l'andamento del girone d'andata. Sembrava che, insomma, invece ci fu questo sfascio, appunto. Sì, sì. E mi dispiace molto perché, tra l'altro, Gabbanini mi piaceva anche Sì, lo come ricordo, certo. allenatore. Però evidentemente qualcosa è successo. Però quello che devo dire, Morgia l'ho conosciuto in questi giorni, non è che lo conoscevo, ma personalmente l'ho conosciuto in questi giorni. Sicuramente l'esperienza dell'uomo navigato, però mi ha detto una cosa importante, che ha trovato un gruppo molto, molto coeso. Evidentemente il lavoro, un buon lavoro era stato fatto anche prima, e questo mi piace sottolinearlo. C'era bisogno di una personalità, di un uomo come questo, che ha sicuramente messo in fila un po' tutto, non ha fatto sicuramente preferenze di nessuno, nel senso gioca chi se lo Sì. merita, chi corre. Ecco, poi, ripeto, c'era bisogno in questo momento di positività, c'era veramente, si stava già parlando di anno buttato al vento, Sì, come invece. probabilmente lo è lo stesso, però con questo finale sicuramente la Pistoiese, se terrà, diciamo, di questa esperienza finale, la lascerà a frutto per l'anno prossimo, nel senso di no, Non diciamo stravolge per un'altra di volta non questo. stravolgere tutto. Se si riparte da questi ragazzi, io credo l'anno prossimo potrebbe essere veramente l'anno giusto, ecco, con un condottiero, con questo allenatore che mi sembra, molto, molto, molto bravo, ecco. Sì, in definitiva poi in un'annata storta è meglio averci la parte positiva nel finale, no? In modo tale che sia da Certo, slancio per il prossimo anno. Si può anche dire che un aspetto positivo è quello di aver ritrovato anche l'entusiasmo del pubblico, sì, poi, eh. questo è una cosa che mi ha fatto molto piacere. Domenica sono andato a vedere appunto la Pistoiese, non c'era tantissima gente purtroppo, però un entusiasmo, un tifo che non me lo ricordavo da tempo. Ecco, questo è stata anche una partita che trascinava veramente, perché insomma 4-3 non è che quando si fa. Però bella, beh, veramente la gente ha cominciato a riavvicinarsi ai colori arancioni, a testimonianza che c'è ancora tanta voglia di calcio a Pistoia, di calcio arancione e di Pistoiese, al di là degli altri sport, più o meno, popolari, ma ecco, il calcio è un'altra cosa. Sì, in definitiva poi quest'anno si è anche visto come certe corazzate che sembravano tali, poi in definitiva non lo siano, perché sono tutte lì, Lucchese, Massese, c'era davvero un mesetto, bastava anche meno la possibilità di fare il salto, però anche pensando alla riforma dei campionati ci sarà il prossimo anno, chissà che non sia la strada giusta per intraprenderla proprio in modo di fare una scalata continua, perché è avvenuto spesso nel calcio questo, eh. Ma io me l'auguro, ripeto, se si parte da queste basi, credo, a meno di incidenti clamorosi, credo che la Pistoiese possa, perlomeno, fare un campionato di grande vertice. Anch'io sono d'accordo che quelle quattro partite con le dirette rivali che abbiamo buttate via, con la Massese, con tutto Cuoio, sono state clamorose, perché insomma bastava non perderle, eravamo lì. Ecco, e invece, purtroppo, però, ecco,
finiamo in crescita, in grande spolvero, credo che bisogna... Sì, anche quelle, però se levi due punti alla Massese, sì, se ne levi due al Tutto Cuoio, ne levi due e noi uno in più, insomma, sarebbe tanta roba, saremmo probabilmente lì, probabilmente non primi, ma a giocarcela ancora. Sì. Purtroppo ora, non so io cosa succede con i playoff, speriamo che ci sia un miracolo, ma mi risulta che negli ultimi anni... anche vincendo playoff non è successo granché. Ora, so che ci saranno tante squadre, dicono che ci sono tante squadre come tutti gli anni, tante società che hanno grandissime difficoltà, e la Pistoiese, anche per, diciamo, come blasone, potrebbe essere una di quelle ripescate, però insomma per ora mi risulta che non è mai successo. Poi e a livello economico cosa dice il presidente? Il presidente non lo so, probabilmente mi risulta che vuole continuare, vuole dagli ultimi ho visto anche ultimamente sulla stampa ha fatto un appello perché se non ci sarà un aiuto ci saranno difficoltà in futuro. Questo non lo so, questo non sta a me giudicare, non so quale sia la situazione. Certamente non bisogna, se si vuole rimanere nella Pistoiese, bisogna mettersi, credo, dopo questa annata che abbiamo capito di aver fatto anche qualche errore, di non rifarlo, perché poi alla fine si spende di più, non è che si spende meno, se si parte già, ripeto, su una base di ora, non sarà facile sicuramente tenere questi due o tre top player che sono veramente bravi, dal Toledo a Floriano eccetera, però se si vuole vincere il campionato, questo mi sembra doveroso partire da lì.